Salve a tutti e bentornati, nuovo video dedicato a Star Trek Online. Erano mesi che non portavo qualcosa riguardante Star Trek sul canale. Mi trovo su Nimbus 3, il pianeta della pace galattica. Sono alle porte di Paradise City, ma non entrerò dentro la città, non parlerò neppure di Nimbus 3. Sono qui per mostrarvi il premio dell'ultimo evento di Star Trek, ultimo evento che scadrà fra pochi giorni, scade il 30 di questo mese di luglio. Il premio dell'evento era l'armatura dell'Angelo Rosso, che chi segue Star Trek, per la precisione la seconda stagione di Star Trek Discovery, avrà visto e già conosce. Andiamo a sostituire. Attivazione della suite Angelo Rosso. Esteticamente non è cambiato niente, è apparso soltanto il pulsante di attivazione come per le EV suite, ovvero le armature extraveicolari, quelle per andare in luoghi altamente inospitali come lo spazio o le profondità di un vulcano, per essere precisi. E mi pare di capire dalle opzioni che una volta attivata si disattivano tutte le vostre skill e tutte le vostre armi convenzionali, ma andiamo a provarla. Ok, esteticamente è fantastica. Eccola qua, intanto volate, non camminate più a terra. Le armi e le skill si sono tolte tutte quante. È rimasto ok la deattivazione, un impulso elettromagnetico e le armi si partono dalle mani. Ok, sta un po', non so perché, un po' Iron Man mi ricorda, però temporal shockwave, no, posso provare. Ah, io non voglio che si disattiva però, perché è bellissima. Solo la possibilità di volare. Ok, questo si è disattivato, è tutto tornato normale, dannazione. Tempo di recupero 2 minuti quasi. Ai ai, è bruttissima questa cosa qui. Subito morto. Oh, è arrivato l'angelo rosso. Che bello, mi ricordo. Ora sono curioso se l'angelo rosso mi farà volare, se l'armatura dell'angelo rosso mi permetterà di volare, o se vado giù a mo' di sacco di patate. Proviamo se vola. Armatura attivata e andiamo. No, non vola, non vola. Ah sì, dai. Diciamo che plana. Iron Man così. Ora fare l'angelo rosso che mi riporto in vita. Con questo concludo il video dedicato alla suite dell'Angelo Rosso, premio del mese di luglio di Star Trek Online. Spero di tornare presto. Mi piacerebbe tantissimo trovare qualcosa su Star Trek Online dedicato alla nuova serie che sta arrivando, ovvero Lower Deck. Non so se avete visto già il trailer
Sembra esilarante, ma spero che sia qualcosa in più e non soltanto esilarante. Danico è tutto, spero di rivedervi presto, lasciate un like se il video vi è piaciuto e alla prossima.